Amici di YouTube, oggi sono qua con un video diverso dal solito. Di solito io pubblico appena short, oggi ho deciso di pubblicarvi un video un po' più lungo perché voglio raccontarvi bene la mia storia e voglio raccontarvi chi è Simone. Con i video corti non si riesce a capire e non riesco io a raccontarvi bene tutta la mia storia, quindi ho deciso proprio di raccontarvi com'era Simone da piccolo, come è diventato grande e come è riuscito a farsi conoscere sui social. Ci saranno pochissimi tagli e parlerò per 10 minuti di fila, quindi se avete un paio di cuffie o qualcosa e avete tempo di guardare il video, mi raccomando, guardatelo perché vi racconterò benissimo la mia storia e sarà tipo una specie di podcast. Io mi racconterò a voi e voi potete ascoltarmi tutto il tempo che volete. Vi racconto subito. Allora, voglio iniziare subito a parlarvi della mia malattia, perché io non parlo mai della SMA, della mia disabilità, ma non perché non ne voglio parlare, perché magari non ne voglio parlare perché mi dà fastidio, non mi dà fastidio neanche un po'. Io non ne parlo perché la SMA, la mia malattia, con una malattia genetica chiamata SMA 2, l'ho accettata così tanto che alla fine non me la sento neanche, e secondo me è il mio punto di forza, è sempre stato questa cosa qua, è sempre stata il mio punto di forza, perché anche quando ero piccolino mi sono sempre come si dice, approcciato alla vita, approcciato agli altri con questa mentalità, praticamente con normalità. Questa la mia condizione è per me normalità, quindi io mi sono approcciato al mondo con normalità, e questa cosa secondo me mi ha aiutato tanto, perché è tutto nella nostra testa, no? Anche nella testa degli altri, tutto. Quando pensate a una cosa, se voi vi approcciate con una persona con normalità, no? E vi fate sentire sinceri, buoni e in pace col mondo, quella persona non potrà fare altro che accettarvi e mettersi al vostro livello, no? E quindi questa cosa è importantissima, amici, ma nella vita di tutti i giorni è importantissimo accettarsi. E volevo dirvi una cosa importante: accettatevi e portate avanti le vostre passioni, che sono una cosa incredibile. I sogni e le passioni sono importantissimi. E adesso, dopo questa premessa della mia malattia, vi voglio raccontare tutta la mia vita. Simone è un normalissimo ragazzo di 24 anni che è nato, adesso non voglio parlare di terza persona, quindi parlerò normale, sono nato alla Sacca, che è un paesino della provincia di Brescia, in Valle Camonica, Sacca di Esine, Sacca è la frazione di Esine, proprio piccolino come paesino, siamo in 1000 abitanti, poco più di 1000 abitanti adesso, e siamo dispersi in mezzo ai monti. Infatti se guardo di fuori dalla finestra, là vedo una montagna qua davanti e una montagna dietro. Praticamente c'è una montagna dove sorge il sole e una montagna dove tramonta. Praticamente il sole alla Sacca non c'è mai, perché quando sorge tardi, tipo in inverno arriva a mezzogiorno, e quando tramonta presto, tipo sempre in inverno. Adesso in estate c'è più luce, ma in inverno, che è basso il sole, magari ci abbiamo appena 3-4 ore di sole il pomeriggio e basta. E la Sacca, il paese della Sacca, è un po' preso in giro in tutta la Valle Camonica per questa cosa qua. Io però sono molto innamorato del mio paese, la Sacca per me è importantissima, è davvero importante, conosco tutti e secondo me sono riuscito a diventare conosciuto sui social un po' anche grazie alla Sacca, perché essendo così piccolina, no? E essendo così, come si dice, un paese unito, no? Che tutti ci conosciamo, secondo me mi ha dato una mano a partire, perché comunque ero conosciuto da tutti quando sono partito su Facebook, perché io sono partito su Facebook alle superiori, no, non alle superiori, alle medie, che era appena uscito Facebook, avevo aperto Facebook come tutti i miei compagni, ho iniziato a pubblicare un po' di foto e c'erano tutte le vecchiette della Sacca che mi conoscevano, che mi seguivano e mi mettevano mi piace, e quindi avevo tantissimi mi piace, e lì ho capito l'importanza e la forza dei social. Ho detto, questo qua è una cosa che riesco a fare benissimo anche io, perché tante cose non riesco a farle, però io sono di quell'idea qua, preferisco mille volte non fare una cosa piuttosto che farla in un modo diverso dagli altri. E vi faccio un esempio: se per caso c'è un evento, e secondo me mi darete ragione, se c'è un evento soltanto per disabili, no? Dove magari riesco ad andare a fare qualsiasi cosa, però in quell'evento lì è un evento per i disabili, e ci sono tutti i giochi, le cose da fare, e così apposta per i disabili, quindi riesco a fare tutto. Preferisco mille volte non andare a un evento del genere dove riesco a fare tutto, e preferisco andare a un evento dove non riesco a fare niente. Adesso non so se mi sono spiegato bene, però un evento normale, no? Cioè, io sto lontano da tutti quegli eventi lì per disabili e tutto, perché
preferisco fare le cose che riesco a fare e senza andare a complicarmi la vita. Alla fine ci sono tantissime cose da fare nella vita, tantissime cose belle, e è tutta bella la vita per me, è tutta colori, e quindi sicuramente le cose belle si trovano sempre da fare e da inseguire, no? I sogni ci sono dappertutto. E quindi ho detto questa cosa dei social: i social mi piacciono, mi piace raccontarmi, e ho portato avanti questa mia passione. Sono proprio partito con Facebook, avevo un sacco di mi piace da tutte le vecchiette della sacca. Alle superiori, invece, ho capito l'importanza di Instagram, perché Instagram non c'era neanche quando andavo alle medie, e l'hanno creato quando ero in seconda o terza superiore, cioè non è che l'hanno creato, però comunque ha iniziato a spopolare, diciamo, tra noi, e mi sono iscritto in seconda superiore, mi sembra. E ho capito l'importanza di Instagram perché mi dava l'opportunità, tramite gli hashtag e tutto, sapete, no? Insomma, come è fatto Instagram, di farmi conoscere un po' di più di Facebook. Facebook invece era molto, molto chiuso. E quindi ho detto: cavoli, che bello, mi compro una bella macchina fotografica. Mi sono preso una bella macchina fotografica e ho iniziato a pubblicare le foto delle mie passeggiate, della mia vita alla sacca. Pubblicavo un sacco di natura ai tempi, e vedevo che andavano bene. E nel corso di un paio di anni sono riuscito a raggiungere 15.000 follower praticamente in Valle Camonica, e riuscito a farmi conoscere un po' dappertutto. E la valle non ha tantissimi abitanti, adesso non so quanti siamo, però comunque 15.000 persone che mi conoscevano in Valle Camonica erano tante, no? E ero tutto contento. Ad un certo punto ho capito una cosa importante: se volevo crescere sui social, dovevo inseguire i personaggi famosi. Adesso quella tecnica qua non funziona più, ma quando vi parlo 7-8 anni fa, secondo me era la tecnica che funzionava meglio. Praticamente, se si riusciva a farsi pubblicare su Instagram da un personaggio famoso, magari col tag, e sperando, insomma, che diceva il personaggio famoso a tutti i suoi follower di seguirmi, io riuscivo a farmi seguire da tanta gente, e ho detto: questa qua è la strada che devo rincorrere. Ad un certo punto, un giorno, che me lo ricorderò sempre, ero qua tranquillo a casa, vedo un nuovo follower e aveva la spuntina blu. Ho detto: chi è questo qua? Vado a vedere, praticamente era il papà di Chiara Ferragni, Marco Ferragni. Ho detto: wow, ma davvero Marco Ferragni mi segue? E aveva iniziato a seguirmi. Io lo seguivo, gli commentavo un po' di foto. Si vede che ha visto un mio commento, ha trovato il mio profilo, ero già un po' seguito, pubblicavo un po' di cose, e ha iniziato a seguirmi. Ho detto: wow, magari riesco a conoscere la Chiara, sarebbe bellissimo. E per un annetto, ci siamo seguiti, ci siamo scritti e così. Però io non volevo chiedergli se mi faceva conoscere la Chiara, perché ho immaginato, insomma, che è una domanda, una richiesta che secondo me gli facevano un po' tutti, no? E non volevo andare a rompergli le scatole. Poi, ad un certo giorno, mi sono deciso, ho detto: ma perché non devo chiederglielo? Io gli chiedo, al massimo mi dice di no, no? E così gli ho mandato un messaggio, gli ho scritto: ascolta Marco, riusciresti a farmi conoscere la Chiara e Fede? Guarda, sono dei grandissimi, li seguo tanto. Io li seguivo tantissimo ai tempi, perché erano e sono anche adesso i re di Instagram, almeno qua in Italia, e quindi li seguivo tantissimo, visto che avevo questa grande passione dei social. Loro erano proprio i miei due idoli principali, no? E mi ha scritto Marco, mi fa: certo, mandami un video messaggio, che io glielo giro alla Chiara e a Fede, dove ti racconti e gli dici chi sei, che cosa fai. Gli ho mandato il video. Il giorno dopo mi sono trovato nei messaggi, nei direct di Instagram, due video, uno da Chiara e uno da Fede. Praticamente mi hanno iniziato a seguire tutti e due, e mi hanno salutato in un video. Sono stati gentilissimi: Chiara, Fede, se vedete questo video, vi ringrazio tanto, davvero mi avete proprio cambiato la vita, ma la vita in generale sui social, ma anche in generale, proprio perché la vera botta di follower, ma anche botta di vita, me l'avete data voi, no? E siete stati voi che mi avete fatto conoscere. E un giorno mi hanno invitato a mangiare con loro. Sono andato con loro a pranzo, con Chiara e Fede, all'Alberita. C'era Leone, c'erano tutti gli amici della Chiara, ed eravamo un po' di gente. Praticamente abbiamo pubblicato un po' di contenuti. Quel giorno lì sono passato da 20.000 follower che avevo a 46.000. Praticamente in un giorno mi sono preso 25-26.000 follower. Sono tantissimi amici e praticamente mi sono fatto conoscere così. Poi su Instagram, diciamo che mi sono fermato un pochettino, e ho iniziato a conoscere tanti altri personaggi famosi. Ho conosciuto anche
Rocco Siffredi, gli ho regalato un salame che aveva fatto il giro praticamente d'Italia con la foto lì, che c'ero io che gli regalavo un salame a Rocco Siffredi, no? Perché siamo andati a cena anche con lui, l'ho conosciuto, è davvero un grande Rocco, davvero è fantastico, c'ha un cuore d'oro. E praticamente ho detto: non posso andare a mani vuote a cena con Rocco, devo regalargli qualcosa, e non sapevo che cosa regalargli. Sono andato qua in salumeria, gli ho detto: ascolta, Ricky si chiamava il mio salumiere di fiducia, dammi il salame più grosso che c'hai perché devo regalarglielo a Rocco Siffredi. Mi ha dato un salamone gigante e gliel'ho regalato, abbiamo fatto la foto e siamo diventati amici, e anche quel giorno avevo preso un po' di follower, sono tipo arrivato a 50.000 follower su Instagram e mi sono fatto conoscere così. Alla fine mi chiedete spesso come ho fatto a diventare conosciuto sui social, ho fatto così. E adesso non so a quanto è il video, ma io continuo a parlare, se volete ascoltarmi ascoltatemi, se no lo ascolterete dopo con calma o uscite dal video, ma voglio raccontarvi proprio bene, perché questa storia qua non l'ho mai raccontata a nessuno, l'ho raccontata, è la mia storia, a qualche evento, dopo vi spiegherò più avanti che eventi, però comunque ci tengo a raccontarvela anche a voi di YouTube, che ultimamente siete diventati tanti, e anzi vi ringrazio, siete arrivati a 35.000, ma salite sempre di più. Ho praticamente fatto 35.000 follower in due settimane neanche, quindi siete davvero fantastici, vi ringrazio proprio tanto. Cosa vi stavo dicendo non mi ricordo più, che su Instagram ero un po' bloccato, perché la tecnica dell'andare a conoscere i famosi era un po' venuta a calare, non funzionava più come prima, non so come mai, anche adesso non funziona tanto. Tipo, se mi faccio taggare da un personaggio famoso, quando prendo 1.000 follower sono tanti, non so come mai. E comunque niente, ho scoperto TikTok, amici, è fantastico, e adesso anche YouTube è diventato così, con gli short sono davvero fantastici. Instagram con i reel non mi girano, ma YouTube e TikTok mi girano tantissimo. Ho iniziato a fare, non so se l'avete visto, sicuramente sì, qua su YouTube è sicuro che l'ho pubblicato anche qua, un video dove facevo il tutorial, dove spiegavo come fare una trombetta con un dente di leone. I denti di leone sono quei fiori delle cicorie, adesso non so come si chiamano, il tarassaco, penso si chiamino, e sono buchi in mezzo, no? Quindi se tu prendi quel fiorellino lì, ne strappi un pezzettino e ci soffi dentro, fa tipo un suono, tipo trombetta, no? E me l'ha insegnato il nonno, che quando erano piccoli non avevano tanti giochi, erano sempre in mezzo nei prati e giocavano così, facevano le trombette e si divertivano così. Ho messo quel video lì e praticamente mi ha fatto 1 milione di visualizzazioni su TikTok, quindi sono riuscito a diventare conosciuto anche su TikTok. Adesso ho circa 200.000 follower su TikTok e principalmente sono attivo lì. E le cose belle me ne sono successe tante. Alla fine la mia vita dopo questi social, che mi hanno aiutato tanto a farmi conoscere, ma mi hanno anche aiutato tanto nella vita in generale, perché adesso quando vado in giro, insomma, mi conoscono tutti, quindi sono contentissimo. E mi hanno portato anche a scrivere un libro, ho scritto un libro, amici, si intitola I sogni hanno le ruote. Mi ricordo che era durante il primo periodo di lockdown, durante la prima quarantena, era appena uscito il Covid, eravamo qua a casa, non sapevamo che cosa fare, e tutti quanti qua, eravamo tutti in casa bloccati, sicuramente vi ricorderete, e c'era mia sorella che faceva i compiti, studiava, mio papà guardava la tele, la mamma faceva i disegni, e io non sapevo cosa fare, oltre a raccontarmi su Instagram, ma alla fine nelle storie avevo fatto vedere tutti gli angoli di casa, quindi non sapevo proprio cosa fare. Mi sono svegliato una mattina e ho detto: perché non raccontare la mia storia, che alla fine è quella che vi sto raccontando adesso, sicuramente raccontata meglio e più lunga ancora di questa qua. Ho detto: perché non raccontarla in un libro? Quindi mi sono svegliato una mattina, mi sono messo al computer col mio telefono, che c'è un'applicazione apposta che mi fa da mouse e tastiera al telefono, perché al telefono riesco molto bene ad utilizzarlo con le mie mani, e mi sono messo a scrivere un libro, e ho scritto praticamente la mia vita. La mia vita la conoscevo, la conosco anche adesso, la sua memoria, e quindi in circa una settimana, 10 giorni, io il libro l'ho scritto, ho scritto tutta la mia vita. E c'era un problema, però: il libro era scritto male, perché io a scuola non andavo bene neanche un po', e ho saltato tutte le scuole, ma le ho saltate perché non mi piaceva andare a scuola neanche un po', e quindi le ho saltate per quello, e quindi non sapevo scrivere bene, il libro non l'ho scritto bene.
E l'ho scritto come mi veniva, era impostato bene, tutto era raccontata bene la storia e tutto quanto, però insomma sicuramente ci saranno stati dentro degli errori di testo, di ortografia, verbi sicuramente ne ho sbagliati tantissimi. E quindi dovevo trovare qualcuno che me lo sistemava e che me lo pubblicava. Cosa ho fatto? Ho fatto una storia su Instagram dove dicevo che avevo scritto il libro e però adesso il prossimo passo era quello della pubblicazione, che era un po' più complicato, diciamo, e mi ha scritto una signora che saluto tantissimo, la Margherita, che siamo diventati amici, mi fa: "Ciao Simone, io lavoro con Mondadori, vuoi pubblicare con noi?" E io ho detto: "Wow, con Mondadori, ma pensate, amici, che coincidenza." Mi ricordo con un mio amico, tipo verso le superiori, che dicevamo insomma che era bello scrivere un libro, sarebbe stato bello. Già alle superiori pensavo che era una cosa bella, no? Raccontarsi in un libro. E questo mio amico mi diceva: "Ma ti immagini, Simone, se riesci a pubblicare con una casa editrice gigante?" E io faccio: tipo Mondadori, no? Sarebbe bello pubblicare con Mondadori, loro sono giganteschi." Era tipo un sogno, no? E quel giorno lì questo sogno si è avverato, perché alla fine sono riuscito a mettermi in contatto con Mondadori, ho mandato il mio libro, gli è piaciuto tanto, me l'hanno sistemato, cioè non hanno cambiato la storia, non hanno cambiato niente, l'hanno appena corretto, e ho pubblicato il libro con Mondadori, lo trovate dappertutto, amici. Cioè, adesso vi dico come si intitola e tutto quanto, che almeno se volete leggerlo, se vi piace leggere, lo leggete, io sono contento, sono davvero contento se lo leggete, che è proprio bello, è bello sapere che la gente sa la mia storia, la mia vita, e quindi se avete l'opportunità di comprarlo, prendetelo e leggetelo, che mi fate felice davvero. Poi magari mi mandate una recensione su Instagram, mi scrivete un messaggino, mi dite se vi è piaciuto o no, che sono curioso insomma di sapere la vostra. E praticamente lo trovate dappertutto, su tutti gli store online, dappertutto, e c'è su Amazon, dove volete, e in tutte le librerie. Ho pubblicato con Mondadori, si chiama I sogni hanno le ruote, Euritolite. Vi ricordate che avevo detto che avevo conosciuto Chiara e Fede? Ecco, quando è stata l'ora di fare la prefazione, mi è stato chiesto di trovare un personaggio famoso per fargliela fare, no? Che di solito la prefazione si fa fare a una persona importante o a qualcuno di conosciuto, no? È una parte importante del libro, secondo me, la prefazione. E quindi ho detto: "Perché non fargliela fare a Fede?" Gli mando un messaggino, ho scritto su WhatsApp, ho detto: "Fede, ascolta, ti andrebbe di farmi la prefazione del libro?" Perché io comunque gli avevo già detto che stavo scrivendo il libro e tutto, sapeva che lo stavo scrivendo. Gli ho chiesto se me la faceva, ma non mi aspettavo che mi diceva di sì. Invece era contentissimo, mi ha detto di sì, e un mese dopo, neanche è stato velocissimo, gli ho mandato il libro, l'ha letto, era la bozza, e mi ha fatto la prefazione. Amici, me l'ha fatta benissima, Fede, me l'hai fatta davvero fantastica. Praticamente ci siamo visti dal vivo appena una volta, poi vabbè, ci seguiamo sui social, quindi diciamo che mi conosce. Poi ha letto il mio libro, ma essendoci visti appena una volta e avendo letto il mio libro, mi sono proprio sentito come se mi conosce da una vita. Praticamente mi ha fatto una prefazione fantastica, mi ha proprio capito fino in fondo e sono contento, e ha spiegato un po' che cosa c'è scritto nel libro. E niente, basta parlare del libro adesso, perché sennò mi faccio troppa pubblicità dopo. Però se volete comprarlo mi fate davvero contento, e lo trovate un po' dappertutto. Si intitola I sogni hanno le ruote. E la prefazione di Fedez ho pubblicato con PM Mondadori, quindi lo trovate un po' dappertutto. Segnatevi il titolo: I sogni hanno le ruote. Quindi cosa vi stavo dicendo? Degli eventi, che oltre a avermi portato questa cosa dei social a scrivere il libro, adesso ultimamente, negli ultimi mesi, diciamo, ma anche nell'ultimo anno, mi ha portato a conoscere tantissima gente. Io, come vi dicevo prima, a scuola non andavo bene, non mi piaceva andare a scuola. Cioè, anzi, mi piaceva andare a scuola, ma non mi piaceva studiare, ma mi piaceva andare a scuola perché a me interessavano i rapporti umani, mi sono sempre interessati i rapporti umani, le amicizie che si creano con la gente e tutto quanto. E quindi il libro e tutti i social e tutto quanto, nell'ultimo anno, mi hanno portato a conoscere tantissima gente e a fare tanti eventi. Infatti, adesso ne ho uno non mi ricordo più, io ho poca memoria, ma è tipo a ottobre, inizio ottobre, c'è un evento dove devo raccontare la mia storia proprio come sto facendo a voi qua su YouTube, anzi penso che la racconterò proprio uguale, e devo pubblicizzare il libro a una grande mostra mercato che c'è qua in Valle Camonica a Bienno, la mostra mercato di Bienno. Quindi seguitemi sui social, su Instagram e tutto quanto, che vi terrò aggiornati e vi farò sapere quando è questo evento. Se volete venire a trovarmi, a conoscermi, io sono contentissimo davvero.
È una, sempre una cosa bellissima conoscervi e fare due parole con voi, perché è sempre bello conoscere la gente che mi segue, perché mi conosce tantissimo e io sui social, su Instagram mi racconto super tanto e quindi sento proprio che mi conosce, come se mi conoscete da una vita e invece non ci siamo mai visti e questa cosa è bellissima, è sempre bello parlare un po' con voi. E poi cosa raccontarvi? E basta, io direi che la mia storia dei social, questo video magari lo intitolerò La mia storia, come salire sui social. Vi sia piaciuto e magari in un futuro ne farò altri. Anzi, se avete delle domande, scrivetemele nei commenti. Magari volete approfondire qualche cosa, volete che vi parlo di qualcosa o qualsiasi cosa, me lo dite. Insomma, io vi faccio il video. Adesso magari metterò ogni tanto uno di questi video un po' più lunghi, oltre ai video brevi su YouTube, e vedo se va bene o non va bene, se vi piace o non vi piace, e poi deciderò il da farsi. Cos'è che volevo dirvi? Volevo darvi un po' di consigli, amici. Il titolo del libro è I sogni hanno le ruote, ma c'è un sottotitolo che è così, l'ho scritto io, è un po' il mio motto di vita. Praticamente è la felicità torna sempre se sorridi. E questa cosa, amici, è una cosa fantastica. Adesso vi voglio fare quel discorso qua, poi vi saluto davvero. E secondo me è un discorso importante, piace tanto e quando lo racconto agli eventi, quindi sono sicuro che piacerà anche a voi. Quando incontrate una persona per strada e gli sorridete, lei vi sorriderà perché i sorrisi portano sorrisi e il sorriso è una cosa importantissima, amici. Infatti, io vivo la mia vita col sorriso perché secondo me è davvero importante. E vi dicevo prima: se incontrate qualcuno e gli fate un bel sorriso, anche questa persona, a meno che non ha la luna proprio quel giorno lì, il sorriso ve lo ritorna, no? I sorrisi portano sorrisi. E la stessa cosa vale per la felicità. Intanto guardo chi passa dalla strada, passano persone strane. Devo impegnarmi che è un discorso complicato. La stessa roba vale per la felicità. Praticamente la felicità porta felicità. Io cosa faccio sui miei social tutti i giorni, su Instagram principalmente? Mi racconto e cerco di donare felicità. Vi faccio vedere sempre contento, sempre sorridente. Io sono sempre contento e sempre sorridente. E questa felicità, amici, mi ritorna. Quindi vi do un consiglio bellissimo. Donate felicità che poi vi ritorna. È la cosa più bella che potete fare perché è davvero importante donare felicità in questo mondo e insomma aiutare gli altri. E niente, detto questo, amici, vi saluto. E il mio insegnamento ve l'ho dato e seguitemi su YouTube, continuerò a mettere gli short e magari, come ho detto prima, metterò qualche video lungo un po' ogni tanto, vedo se va bene o non va bene questo. E niente, se mi vedete in giro, fermatemi, salutatemi che io sono contento. Grazie mille!